Ciao ragazze, come state? Bentornate in questo nuovissimo video. Dunque, oggi ragazze andrò a fare. Cos'è? Ma forse lo sporco il telefono. Oh. Allora, oggi dicevo andrò a preparare il pan di Spagna perché giovedì sarà il mio compleanno e quindi praticamente io faccio da sola la torta perché mi piace come la faccio, tanto comunque. Non andiamo al ristorante, non andiamo fuori, rimaniamo a casa e quindi ho deciso di farmi la torta da sola perché non lo so, perché uno mi piace come viene, due mi piace il sapore e tre è una cosa proprio che mi rilassa fare la torta. Torta, premetto, le torte classiche che faccio è la torta classica proprio dei compleanni, no paste di zucchero, no cose elaboriose, quindi semplice pan di Spagna, crema, panna, decorazioni varie. Quindi niente, oggi è il giorno prima del mio compleanno e quindi vado a preparare il pan di Spagna perché lo vado a fare sempre il giorno prima in modo che poi quando andrò ad aprirlo, insomma a metà per riempirlo, è già bello freddo e non c'è appunto il rischio che si sciupi, nemmeno se tiepido non va assolutamente bene. Quindi lo preparo già il giorno prima così sono sicura al 101 e 1000%. Che è perfetto poi al momento dell'utilizzo per andarlo a riempire. Allora, quindi, se vi fa piacere, state con me in questo video preparazione torta, video per stare un po' insieme come al solito, e buon pan di Spagna a me! Allora, il pan di Spagna è pronto, adesso vado a infornarlo con il forno già prescaldato a 180 gradi per 20 minuti. Poi avete visto, ho messo quella bustina, diciamo, naturale, comunque un colorante tipo rosso, che poi è venuta rosa, color lampone, il pan di Spagna, però una volta poi cotto, cioè non si vedeva più nulla, quindi non l'andrò a comprare mai più. Eccolo qua, come vi dicevo, il rosa dov'è? Boh, non c'è, è sparito, però comunque il pan di Spagna è venuto veramente, veramente bene.
La farcitura della mia torta sarà con crema pasticcera e panna montata. Delicata, buona, io faccio sempre questo, questo ripieno qua, diciamo, crema e panna. Ovviamente l'ho chiusa e sopra ho già messo tutta la panna montata e intorno per renderla più bella, solitamente utilizzo i nastrini, quelli apposta per le torte. Invece questa volta ho voluto cambiare, ho voluto prendere questo nastro, credo sia nastro da regali, ma tanto comunque poi va tolto, e l'ho preso di questo bellissimo color dorato, tutto tutto sbrilluccicoso. Allora ragazzi, eccomi qua. Scusate, ma mi è venuto un po' di abbassamento di voce, giustamente proprio per il giorno del mio compleanno, quindi proprio un bellissimo regalo. E vabbè, comunque pazienza, ma cioè che poi adesso sto bene, non ho né febbre, non ho solo un po' di raffreddore e questo abbassamento di voce, che poi non ho nemmeno il mal di gola.
Vabbè, comunque ragazzi, quella era la torta che avete visto, insomma, avete visto, l'ho fatto proprio in modo, l'ho fatta proprio in modo tradizionale, la classica torta pan di Spagna, crema, come vi ho già detto. E niente, questo è tutto quello che si è creato per andare a fare la torta. Vabbè, il divano no, questo l'avevo, cioè, l'avevo tutto pulito stamattina, con un po' di acqua e detergente. Lo faccio spesso con la spugna bella bella strizzata, quasi asciutta, e lo passo tutto. E poi invece qua in cucina c'è un po' tutto il caos delle cosine che ho utilizzato, insomma, per fare la torta. Quindi adesso ragazzi, mettiamo un pochino tutto al posto e risistemo qui la casa, insomma qui la zona, perlomeno soggiorno e cucina. E poi ci becchiamo dopo che vi saluto, insomma, alla fine del video. Vado a passare la Tineco proprio per praticità, per velocizzarmi, perché comunque allo stesso tempo aspira e lava il pavimento, quindi non sto a prendere l'aspirapolvere, poi il mocio, insomma, con un, diciamo, con un oggetto faccio tutto. Poi oggi la giornata è anche un po' umida, quindi ci avrebbe messo veramente tanto ad asciugare il pavimento. Invece, grazie appunto alla Tineco, rilascia veramente giusto uno strato impercettibile di acqua che veramente asciuga subito. Quindi la adoro anche per questo, proprio, cioè, ci velocizza in tutto. Thank you.
Adesso vado un po' a spolverare qui il mobile. Poi un'altra cosa, ragazze, voi come invece siete più team torte tradizionali, classiche, pan di Spagna o torte, che ne so, in altri tipi, tipo paste di zucchero, torte gelato, mille foglie, non lo so, boh, fatemelo sapere qui sotto, sono curiosa. Ragazze, visto che ora ho sistemato abbastanza, insomma, tutta la casetta, perlomeno qui la zona soggiorno e cucina, la torta l'ho preparata, quindi adesso posso anche concedermi una mezz'orettina di riposo, perché comunque poi tra un po' dovrò andare a prendere Mattia a scuola e quindi niente, ne approfitto appunto di stendermi un attimino e di riposarmi, visto che non sono nemmeno proprio in formissima al 100%. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero la torta vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commentini. Mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, ragazze, perché comunque da ora in poi ci saranno tanti video, anche poi versione natalizia. Ho già fatto tanti acquisti natalizi e ovviamente per il momento non vi mostro perché io compro e metto da parte, compro e metto da parte. Quando poi arriveremo sotto un po' più il periodo natalizio, vi posso dire da fine ottobre, novembre in poi, ve le farò vedere, insomma, poi allestiremo casa, eccetera, eccetera. Quindi attivate anche la campanellina. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!